Parliamo di formazione e come non potremo parlare delle scuole. Il progetto che vi raccontiamo adesso parte proprio dalla scuola, YouCare, Studio Scuole, la prima fase dello studio internazionale rivolto a sostenere la missione della scuola durante la pandemia. E parte proprio in Italia questa fase pilota della sperimentazione nelle scuole di un progetto europeo, European Course of Patients and Schools to Advance Response and Epidemics, sugli aspetti più critici dell'epidemia da SARS-CoV-2. Parliamo anche di attualità. L'epidemia non è scomparsa, dobbiamo dirlo. C'è ancora e ci sarà ancora per tanti mesi. È cambiato il nostro atteggiamento grazie alla vaccinazione che ci ha reso un po' più tranquilli. Tuttavia, cos'è che pone questo studio? Uno studio scientifico internazionale che vuole raccogliere sul campo le evidenze scientifiche che permettono l'adozione delle migliori pratiche per tutelare tutti i cittadini e segnatamente bambini e ragazze in fase di pandemia. E per spiegarci anche in che maniera le scuole hanno vissuto questo periodo che tutti noi abbiamo e viviamo, e abbiamo vissuto anche con grande apprensione, con noi la coordinatrice del progetto YouCare, nonché amministratrice delegata del network YouResist, Francesca Incardona, che è nostra ospite. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie molte. Allora, ci spieghi lo spirito, il contenuto e soprattutto cosa si propone questo progetto di formazione? Allora, YouCare è un progetto europeo, come lei ha detto, finanziato dalla Commissione europea per studiare in particolare gli effetti delle varianti sulla clinica, l'andamento della malattia e in particolare il long covid, sia sul funzionamento dei vaccini, il funzionamento dei test diagnostici, ma soprattutto appunto con un focus importante sulla scuola. Perché, come lei ha detto, la scuola ha avuto un impatto enorme dalla pandemia. Oltre il 90% degli studenti del mondo sono stati colpiti dalla chiusura temporanea più o meno prolungata delle scuole. E in Italia la chiusura è stata, alla scuola in presenza, è stata tra le più rilevanti. Certo. Rispetto agli altri paesi europei, e quindi le implicazioni per la società sono enormi. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si è più volte espressa sul rischio che queste misure possono rappresentare per l'istruzione e per lo sviluppo della persona umana, e quindi vanno cercate delle misure, delle scelte equilibrate che da un lato minimizzino il rischio di infezione e dall'altro riducano anche o contengano il più possibile i rischi, danni. Certo, rischi e danni. Dare voce a bambini, ragazzi e gli insegnanti, raccogliendo le loro reazioni, le implicazioni sulla qualità della loro vita, è questo un punto fondamentale da cui voi partite nel vostro progetto, che finora non è stato sufficientemente sottolineato. Questa fase pilota, signora Incardona, in che maniera adesso si svilupperà per la parte di fine dell'anno scolastico in questo momento, e soprattutto per lo studio vero e proprio che poi partirà di nuovo a settembre con il nuovo anno scolastico in tante e diverse province d'Italia, da Lodi a Lecce, sino a tante diverse aree del nostro paese? Lo studio, come dicevamo, è internazionale e coinvolge, è coordinato per la parte scuole dall'Università di Colonia, coinvolge oltre all'Italia e la Germania anche il Portogallo e il Messico. Però il pilota sta proprio partendo per primo in Italia e siamo veramente molto... Quindi siamo i primi, è un caso d'Italia che va. È un caso siamo d'Italia i primi. Che va. È partito proprio in questa scuola di Lodi dove è stata individuata la prima bambina positiva. E questa è la fase pilota che serve per rodare un po' la nostra macchina, oltre che ovviamente per raccogliere i primi dati. E quindi siamo contenti che è uno studio estremamente complesso, stia funzionando. Il fine ultimo di questo studio quindi è di individuare un metodo efficace e sostenibile per permettere agli studenti di continuare ad andare a scuola senza interrompere la didattica in presenza? Esatto. E una delle cose principali che valuteremo per questo è un metodo di screening salivare inventato, messo a punto dall'Università di Colonia, che si chiama il Lolli Methode, e che è in due fasi, quindi si fa in una prima fase in pool su tutta la classe con una PCR di gruppo, e solo se questa risulta positiva si ripete poi individualmente, consentendo in questo modo sia un test molto preciso perché è una PCR, sia però una grande riduzione di costi per cui si può eventualmente applicare su grande scala. Molte volte si parla di
veri e propri approcci multidisciplinari nella medicina. Qui invece nella formazione e nella cultura il principio è lo stesso, perché sono stati coinvolti alla stesura di questo protocollo scientifico e anche, visto che si parla di esami abbastanza approfonditi, virologi, medici, epidemiologi, statistici di fama internazionale. Quindi possiamo dire davvero che è un approccio anche qui multidisciplinare nella formazione. Esattamente, di questo siamo molto contenti, ma anche gli studenti sono stati coinvolti nel nostro progetto. Infatti è presente OBESU, che è un'associazione studentesca europea che racchiude altre associazioni studentesche, e perché il nostro fine, come lei ha detto, è veramente di riuscire a dar voce agli studenti e infatti anche studiare gli aspetti psicologici collegati con tutte le varie misure di contenimento. Allora Francesca Incardona, noi non possiamo che lasciarci con la promessa di un aggiornamento che lei ci fornirà, grazie anche ai social che mettiamo a disposizione della RAI, sulle nostre pagine Facebook, Twitter. Mi raccomando, ci tenga aggiornati sui risultati anche di questo studio, e noi saremo lieti di darne ulteriore approfondimento anche alla ripresa dell'anno scolastico, augurandole naturalmente ogni fortuna per questo importante progetto europeo in cui l'Italia, possiamo dire, è antesignana e capofila. Grazie a Francesca Incardona. Grazie a voi, grazie per l'attenzione che ci date.